nel canale di Chiari Lady Buzz. Oggi ho anche due palloni con me. Sto andando alla preapertura del nuovo locale che si trova nel quartiere finanziario, si chiama Maestro Pasta e aprirà lunedì al pubblico. Oggi, venerdì 26, c'è un soft opening, è tipo una specie di evento per family and friends, influencer. Andiamo! Questo è il locale su John Street, guardate che vista c'è fuori dal locale. Andiamo a vedere se sono pronti. Ah, c'è Alessandro che sta facendo la pasta. Adesso entriamo, ce la mangiamo anche tutta. Close for private event. Sono la prima, quindi ho l'onore di vedere tutte le cose che stanno preparando. Sono troppo curiosa. Ho visto anche le lasagne, cioè io me le mangio tutte. Ale, posso? Io sto entrando nel back. Guardate un po', pasta fresca. Questi come si chiamano? Qui sono campanelle. Campanelle, Gigi, giusto, mi piacciono un sacco. Allora, lui è Alessandro. Ciao a tutti. Il proprietario di Maestro Pasta a New York. Siete invitati a Maestro Pasta. Mi raccomando, il codice Chiara New York City for All per trattamenti speciali. Poi ve lo lascio anche nell'info box. Alessandro adesso ci fa vedere come facciamo la pasta. Vai. Allora, no, vi spiego un attimo la macchina. Devi cliccare qua, guarda. Qua. Vai. Tieni schiacciato. Basta, adesso è partito. Show me. Adesso guarda, adesso la farina, la farina adesso vediamo la farina che viene su. Un da secondo. Dove? Qua, vedi. Ok. Cioè adesso la sta prendendo dai silos. Adesso vedi che viene su. Adesso vedete la farina che viene. La sta prendendo da qua. Sta prendendo questo impasto perché la facciamo con la semola. E adesso guarda. Oh. Direttamente dalla macchina. Alessandro, diciamo una cosa, di dove sei e dove è stata costruita la macchina? Io sono di Parma ed è stata costruita a Parma, quindi non è una macchina a chilometro zero, e poi di chilometri ne ha fatti tanti naturalmente per venire qua. È stata una bella impresa perché l'abbiamo portata via nave, l'abbiamo montata a dicembre, c'erano meno 10 gradi, l'abbiamo fatta entrare e montata nel giro di una settimana. Siamo molto contenti e orgogliosi. La cosa bella della macchina è che è tutta automatica, adesso non appena caricherà qui sopra un chilo, adesso l'ho appena portata giù e se la inizio. Ok, questa è la farina. Sì, vedi proprio qua. Va dentro questa turbina qua e in poche parole adesso sta facendo qui dentro l'impasto, lo sto mescolando automaticamente. Basta, adesso vai in questa vasca qua e poi dopo la vedrai corta che esce esattamente in quel canotto che è sotto di te. L'avete visto in un video? Ve lo ricordate? Potete scegliere il tipo di farina, il tipo di pasta e anche la salsa, cioè il tipo di pomodoro, il condimento. Oggi siamo qui con un amico, lui è Yusuf, un architetto tedesco ma è anche vlogger. Yes. Hai capito tutto quello che ho detto? Yeah. E ve lo volevo presentare perché lui fa un sacco di vlog nel suo canale YouTube. Yusuf Under. Yusuf Under, vi lascio il link qua nell'info box. I will see you guys in Rome. In Rome? Yeah. Are you going to Rome? Yeah. When? In October. What's up, you fam? How you guys been doing? You wanna say it in Italian, I say it in German, in English. Buongiorno, come stai? Bravo! Idiota. Okay. Idiota. Thank you so much for inviting us for this new brand opening of Maestro Pasta here in Financial District. Yeah. This one? La storia è che la Venchi quando aprì questa pasticceria con questa famiglia che vendeva biscotti e specialità di cioccolato e Cuba stava per Cussino biscotti affini e da lì partì il mondo Venchi. What's the taste? Cos'altro c'hai di pasta corta? Allora, un altro integrale. Allora, io per adesso ho scelto le pappardelle tradizionali alla matriciana. Alfredo. La matriciana, per favore. La matriciana. E vuoi anche le lasagne, giusto? Per favore, sì. Mi amore, per favore. What is this? Mac and cheese. Guardate chi ho trovato.
L'avete visto in un vlog della pizza, ve lo ricordate? E qua dietro il cameraman! Sì, non potete capire quanta roba ho preso. Pappardelle alla matriciana, le lasagne, sono troppo emozionata perché mi piacciono da morire, e il mac and cheese. Allora, vi presento i miei compagni di tavolo, stiamo mangiando tutti insieme. Latina Explorer. Oh my god! Buon appetito. No, buon appetito, sì. Buon provecho. Buon provecho. That's it. Lui. Buonissimo. Raha. Khayli khoshmaza. Oh, yuzu. Afiyet olsun. Delicious. This is so good. Mettiamo anche il yule. Sure, you guys can go hard. Siamo pronti per la challenge. Vediamo chi mangia di più. Anche Yusuf ha messo il grembiule. I'm gonna win anyways, Chiara. No, you're not gonna win. Allora, abbiamo due piatti di pasta a testa. Dopo che Gianna abbiamo mangiato, io ne ho già mangiati due, lui ne ha mangiato solo uno. E sta iniziando a mangiare. I'm so bored. I won. No, he's cheating. Oh my god. There's no way I'm gonna win this. It's so much food. You won. One is over. It's too much. This is music. This is your hand. And I thought I'm gonna win. Woo! Pausa. I'm so dead. This was the worst challenge ever. Thank you. I lost this challenge. Oh yeah. Yeah. The German lost. Tedesco ha perso. Ha vinto l'italiana! Hey! Chiara, Chiara, you're not recording. How do you like the pasta? It's so good. This is really good. It's really good. Al dente, right? It's really al dente. It's 40 seconds instead of 60. This is incredible. Ho fatto cucinare questa pasta per 40 secondi invece che 60, e mi piace molto di più. Chi ha vinto? Chi ha vinto? Who won? You. Italiana. Italiana. Sì! Congratulations. Grazie, 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 tanto c'è. This is so good. Next time we're gonna do a challenge. Filipino. Oh, Turkish? Turkish. Okay. And this time I will win. Maybe. Probably, yeah. Probably. Is it a lot of meat? It's a lot of meat. So we're gonna win. Yeah. Sono pienissimissima. Ale, ho mangiato 4 piatti di pasta, ci credi? E basta. Devo fare la challenge, ho vinto io. Lo sapevo. Contro il tedesco. Sì. Italia, Italia, Italia. Grazie. Grazie a voi. Ciao, grazie. Thank you very much. Mi raccomando, maestro pasta da Chiara, New York City for all. Ciao! Sono pienissima, in metro, direzione un altro evento. Caterina sta per andare in un food coma. Non ce la fa più, abbiamo mangiato troppo. Al dente. E siamo anche con Mandy. Hi! How did you like the pasta? Oh, so good, I'm going back. Spero che andrete a trovare in tantissimi Alessandro, perché vi aspetta da maestro pasta. Per oggi è tutto da Chiari Lady Boss, con la pancia, a New York. Bye guys!